C'era come chiamato di Napoli, una casetta dove abitava il monaco da solo e dove teneva pure il pozzo, quindi vedete ogni c'è anche il pozzo qua, abbiamo ricostruito. Ah, solo il pozzo è rimasto, o non c'era, è una cosa... La cisterna, no, questi li abbiamo ricostruiti per far vedere così com'era, però ci sono, quello lì è quel pozzo antico, uno è rimasto antico. Sì. C'erano 12 celle qui. 4. Che... Da 50 60 persone, a 50. I seminari hanno stato a Roma, i seminaristi. Invece prima, quella sta con le mine. Non mi ricordo dove, ma stai con la mia. Ragazzi, qua di giù. Bravo. Noi siamo le regioni. Voi provi. Non so se conoscete. No, non sono di Santa Sposta. No, non sono di lui sì, San Gerardo. Quelli sono i nostri, da parte nostra. Noi a Caserta avevamo una casa prima della soppressione vicino alla Reggia. C'è ancora tuttora una casa, perché un nostro padre generale di quell'epoca era il cappellano maggiore del re. Quindi più di 200 anni fa. 1800, prima della... Sì. Noi siamo di là, di Caserta. Prima dell'invasione del nord, quindi, perché è stata un'invasione. Ma mi registro pure. Tutto. Sì. C'è un documentario. Fa il Cicerone. Io conosco il cappellano della polizia, Don Claudio. Io conosco Don Antonio. Sì, Don Antonio Nati. Qua sono di quelli che tenevano i mole. Quando non c'è nessuno si sente niente. Se uno vuole mettere, senti solo i grilli, ci sono ancora i grilli, ci stanno ancora, ci stanno. Uno qui è l'unico angolo. Quanti animali ci sono? Molti. Anche le volpi ci sono. Sì, vabbè, ma è... Vabbè, le volpi stanno un po' tutti. Ci sono, l'ho visto. Soprattutto ci sono parecchie specie di... Tenimo sto pulpone, cado, non andavo. Volatili, diciamo... Volatili rari. Già mi ha squadrato. Allora, già mi ha squadrato. Qua fanno volatili rari. Non dite che cosa ci conosce. No, no, sono la fobia dei volatili. No, adesso c'è. Perché qualche docente fa abbiamo falchi, cosi, qua dentro. Ma lì fai terrore, vado. No, con la fobia, non è che... Gufi, anche gufi. Ne ho preso uno perché era entrato dentro. Bello. Non lo fanno male. Molto bello, con gli occhi gialli. Bellissimo. Ma lei sarebbe svenuto sicuramente. No. È come, sai, hai visto prima gli uccelli di Alfred Hitchcock. Ed è così. Ci sono alcuni che hanno. Ma anche per farlo, parliamo. Innocentissimo insetto volatile. Qua non puoi stare. Pure per le farfalle. Perché io dico qua non puoi stare, qua è pieno di insetti. No. Pure qua ci sono insetti. Ma io amo la natura. Io le apro, ci sto vicino, mi faccio corretto con cambiare sulle delle dita. La natura aggredisce se tu non la aggredisci. Io invece amo la natura e mai subito nessun danno. Quello avrei bisogno un po' di rispetto. C'è un po' più di anni bellissimi, la villante dei colori puoi naturali. Era molto molto sì, infatti. E questo è il problema. Vesuvio. Ecco. Metti la porta, si vede molto. Vabbè, c'è da fuori, se uno protegge. Questa chiesa c'è da fuori. San Antonio, tu. Questa è una cosa molto bella. San Michele, che si chiama Colle. La chiesa di Michele è Colle di San Antonio. Ma perché si chiama San Antonio? Colle San Antonio, perché siamo venuti noi come loro.
la chiesa dedicata a San Michele. Ah, San Michele è dedicato. Senza sedere, c'è un grande quadro. Sì, abbiamo visto, però eravamo convinti che era Santa Fosca. Sì, però a me è Santa Fosca. Sì, sì, come nuovo. Quale? Sì. San Michele. San Michele è accanto. No, che si è fatto di Le donne da un lato e gli uomini da l'altro. Tutto tranne clausura, monaco. Clausura no. Le possiamo convertire? Senza televisione? Senza niente. Cioè, senza niente. Senza come monaco, non clausura. No, noi ce le portiamo proprio. Ci state, ragazzi? Io ci sto. Pure io. Ma dobbiamo creare una retta. Ma non vedo che ce la fate. La retta, lui è fuori. Lui è un bravissimo aiutante. Io faccio scegliere. Io accetto. Chi se la vincotta? Lui è sfaticato, lui mangia solo. Perché lui fa parte della esercito italiano, aeronautico. Perciò chi si è sfaticato? Pure tu militare. Non sono sfaticato. Qualche aggiusto io lo posso fare. Questo è lavoro personale. Sto pensando. Pulisce? Stavo nell'intervento, al furman. La cassetta con i ferri la porto, qualche aggiunto. Quello là porto solo la cassetta dei ferri. Lui ha altre qualità, per esempio. Bravo in altre cose. Fate tutto ciò che c'è già aggiustato, lui è bravo. Io so cucire. Ho fatto tutto, come siamo a prima in impresa. Un gioco Maurizio. Chi è? Maurizio. Ah. Ti la ambulanza di Torre de Grazia. No, che è non Giuseppe. No, che è non Giuseppe. Buonasera. Posso fare Antonio? Allora, c'è, allora. Mi sarà raccomandato, Maurizio. Va bene. Vabbè, ci siamo. Ma voi avete affatto. Oh. No, ciao Maurizio. Ci siamo raccomandati, ma fate più ne clausura. E la dovremmo spostare. Ciao, 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 ciao. Padre Antonio, lo vuoi salutare? Buonasera Maurizio. Padre Antonio, voglio essere visto l'amore, non voglio in clausura, tutto qua. Ciao. Maurizio, puoi raccomandare? Io mi smetto l'ambulanza e caffè, ogni volta che sento male qualcuno ci mandiamo a pigliare. Il madre è proprio chiuso a chi si chiama. Ma perché? Non siamo così bravi. No, è che quando è bravo. Ma che è come è non ho capito la moglie e il marito chi siete. Uno tu. Io sono la moglie di Maurizio. Vai, accoppiate. Accoppiate. Mi ha fastidio. Eccoli qua. Eccoli qua. Bene? Che ci sono una benedizione da là. E sono due amici nostri. Parlando lo l'anno prossimo, a giugno, giusto un anno. Giusto un anno. Poi sposiamo mia figlia qua. Sposa mia figlia qua. Qua dove sposo Iole. Il 22 giugno dell'anno prossimo. Che bello. Sì, già abbiamo fissato. L'anno prossimo. Da Gerardo. È bellissimo. Gerardo già. Non ci ha venuto tutto questo, non scappa niente, c'è da paura. Ah. Ma ci sta, no, ma ci sta il suo collaboratore. Non sono io, sono un po' vecchietto di... No, hai ragione, si può fare male cose. Dovete benedire. Una benedizione. Penso che ce la meritiamo. Amici, andiamo fino a...
a chi ce ne vuole. A tutti quanti. Sì, a tutti quanti. No, 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 noi stiamo bene. Più a chi bene. E stiamo bene. Poi lo dico io. No, infatti, posso dire pure una vista a mio marito che... Devo vedo, sa, perché prende il tutto il proprio cellulare. Che eri con... Sì, era impegnato. Andiamo in sacrifici d'estate così, così c'è di stare a festa a questi orfanetti. Se le corelle sbagliano. Una sigaretta poi andiamo... Ah, la deve tutto di storia. La vede del peccato. Quale? No, quella deve stare là. La benedizione aspettate qua che muovo. Sì, grazie. Ok. Se voi mi muovete di qua, no? No, 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 no. Sì, però qua non devi aprire una benedizione. Sì, no. Aspetta, no, è bello, meglio di lui. Almeno dimostriamo che siete state benedetti. A voi stessi. Mauri, allora visto che sta chiuso a casa... Allora dove va a tenere? Un momento si mi saluto lui il cangò. Ragazzi, vieni qua, volete, fatti bene. Ora vieni qua, moglie. Aspetta, aspetta. Vieni qua. Mettiamolo fisso. Questo è un momento solenne. Nel nome del padre. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimentichi a noi i nostri debiti, come noi dimentichiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. O Signore Gesù, effondi la tua benedizione. Fa che le loro famiglie possano essere sempre luoghi di serenità, di amore, di concordia e soprattutto di operare il bene, come ci troviamo sempre e in ogni luogo. L'unica cosa che ci ritroviamo e ci riportiamo su appresso a noi è quel po' di bene che abbiamo fatto. Che il Signore ci aiuti, ci benedica e ci dia il suo sostegno. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, scenda su di voi, sulle vostre famiglie e con voi rimanga per sempre. Amen. Amen. Bene, che Dio vi ringrazi. Grazie. Quando volete venite, vi fate un po' di... ma è vi fate un po' di serenità, di pace, pure se volete stare qualche... Se volete portare a pranzo a sacco, vi state a mangiare a sacco qua. Grazie. Tutti possiamo venire a fare un po' di rituale. Ah, veramente, noi lo vogliamo fare. Noi abitiamo qua, quindi. Perciò, si organizza, pure mezza giornata. Non ci vuole, no, bravo. Stancato un po' dalla vita, no, ma ci sta un senso di tanto, però. E quindi non c'è niente, poi basta uscire. Pensateci, vi faccio una bella predica, non vi preoccupate, ve la faccio pesante. Bene, buon proseguimento. Grazie, grazie padre. Compensare. Ci vediamo, arrivederci. Arrivederci. Il problema è che la chiesa con... ha
anche se pure si fa scusare, ne sta costruendo questa cosa. Tu spegnere?